Salve a tutti, in questo video illustreremo le dinamiche, i motivi, le cause, le ragioni per cui Viagra, Cialis, Levitra non funzionano in alcuni pazienti. Alcuni di voi hanno constatato questa triste realtà, il fatto di essere di essersi illusi che la pillola blu ad esempio, potesse risolvere il suo problema di erezione, magari donare magicamente questa erezione fortissima, quindi magari permettere un rapporto lunghissimo, quindi tante fantasie legate all'assunzione di questo farmaco, di questi farmaci, per poi invece assistere con molta delusione alla mancata erezione malgrado l'assunzione di questi prodotti. È vero che in moltissimi casi questi prodotti, Viagra, Cialis, Levitra, Spella, possono migliorare anche sensibilmente l'erezione. Tuttavia gli studi clinici dimostrano come un 35% dei pazienti con un problema di erezione in realtà non riescono ad avere un beneficio da questi farmaci. E il motivo è molto probabilmente, se escluso che non ci siano delle condizioni fisiche di salute che impediscono effettivamente l'erezione, quindi si è stabilito precedentemente che dal punto di vista fisico non ci siano compromissioni, e vedremo anche dei discriminanti quali possono essere, e invece non può funzionare assolutamente nei casi di ansia da prestazione sessuale. Quindi in particolare mi riferisco a quelle situazioni in cui il paziente racconta in studio che quando è da solo o quando pratica la masturbazione l'erezione è buona, la rigidità del pene è buona, che ha delle erezioni spontanee. Ci racconta che ha delle erezioni spontanee al mattino, spesso si accorge di avere l'erezione spontanea anche durante la notte, o riferisce che anche durante la giornata, magari come conseguenza di uno stimolo visivo che ha potuto eccitare, si presenta l'erezione. E invece non si presenta in quelle situazioni in cui effettivamente l'erezione sarebbe importante per la penetrazione, quindi in presenza della partner sessuale, in presenza dell'occasione, l'occasione di incontro, dove viene richiamata la performance, dove viene chiesto al paziente di, tra virgolette, come il paziente riferisce, di pensare, ovviamente sono degli errori cognitivi, degli errori di pensiero, è chiamato a dimostrare quanto è capace, dimostrare di essere capace a penetrare, ad avere un rapporto sessuale penetrativo. Quindi intervengono dei pensieri di doverizzazione: devo riuscire, devo fare in questo modo, devo soddisfare la mia partner. Ovviamente rispetto a pensieri di questo tipo, pensieri su questo stile, l'ansia da prestazione si presenta. La dinamica proprio di innesco è proprio l'ansia legata alla prestazione. La paura di non riuscire, quindi che mi genera ansia, la paura di non riuscire ad avere una buona erezione rispetto magari a degli standard prefissati. Il paziente con ansia da prestazione sessuale è un paziente che manifesta delle ansie, delle paure, non ha un senso di adeguatezza naturalmente sessuale, ha paura di non riuscire, ha dubbi sulle proprie qualità di amante, ha paura di non riuscire a soddisfare la partner, e qui stiamo parlando soltanto nelle fasi iniziali. Ha paura addirittura, anche in presenza di un'erezione, di non riuscire a mantenere l'erezione.
e quindi di dover interrompere il rapporto mentre si sta avendo il rapporto, con ancora più delusione. In realtà queste situazioni, più che effettivamente accadute, sono delle profezie che si autoavverano, sono state delle profezie che si autoavverano. Una paura legata a quello che potrà succedere in un futuro, quindi la profezia che si autoavvera, la paura di non riuscire ad avere un'erezione, la paura di non riuscire a mantenere l'erezione, e quindi la profezia che si autoavvera rispetto all'erezione stessa, che viene naturalmente a mancare, perché invece che essere eccitati dalla situazione, si ha paura della situazione. Si ha paura che la situazione di incontro sessuale possa essere motivo di fallimento. E se è questo lo stile di pensiero, se sono questi gli schemi di pensiero che ha il paziente, naturalmente quello che avremo come conseguenza è una mancanza di erezione. Naturalmente, se sono pensieri che riportano il paziente ad avere paura, se i pensieri che il paziente fa danno come conseguenza la paura del rapporto sessuale, la paura dell'incontro sessuale con la propria partner, se sono questi i pensieri, ovviamente non si avrà il giusto spazio per permettere l'eccitazione. Quindi mancanza di eccitazione, questa è fisiologia, questa è psicologia. In mancanza di eccitazione io non sarò disponibile psicologicamente e fisicamente ad avere un'erezione. In mancanza di eccitazione non ci può essere un'erezione. E questo è l'assunto di base. Una persona che ha paura, che è spaventata per qualche motivo, in quella situazione in cui ha paura e spaventata, sicuramente non avrà un'erezione. Sto parlando in genere di qualsiasi paura. Se io ho paura che possa perdere il mio senso di autostima, che possa perdere quell'ideale di immagine costruita, perché è un'immagine costruita naturalmente, di me come uomo, di me come amatore, di me come persona che riesce a soddisfare, se io ho paura e sono quelli i pensieri dominanti, non riuscirò a lasciarmi andare fisicamente e psicologicamente all'incontro fisico, quindi a lasciarmi trasportare anche dal piacere delle carezze, dei baci, del congiungimento. Quindi non potrò essere eccitato, quindi come conseguenza non potrò avere un'erezione. E questo è il motivo per cui Viagra, Cialis, Levitra, Spella, questi farmaci spesso e volentieri non possono funzionare in presenza di un disturbo di ansia da prestazione, perché non c'è un problema di organo, non c'è un problema fisico che il farmaco mi va a correggere, questi farmaci mi vanno a correggere, non c'è nulla che deve essere corretto se non i pensieri disfunzionali, e naturalmente i farmaci non possono correggere i pensieri, non possono assolutamente correggere gli errori di pensiero. Bisogna correggere i pensieri per poter avere un'erezione, per poter riuscire ad eccitarmi e quindi avere l'erezione. E questo è l'idea. E anche sul foglietto illustrativo di questi farmaci, del Viagra, del Cialis, ripetiamo, delle Vira, dello Spera, sui foglietti illustrativi viene assolutamente spiegato che il farmaco non funziona se la persona non ha un adeguato eccitamento sessuale. E torno a dire, una persona spaventata non può eccitarsi, nemmeno se assume questi farmaci. Questi farmaci non possono contribuire o correggere il problema di eccitamento. Il problema di eccitamento si corregge, si risolve partendo da quello che è la causa del problema di eccitamento, ossia quello che abbiamo detto, i pensieri disfunzionali, gli schemi di pensiero,
disfunzionali. Nel videocorso che presento su ansiaitalia.it illustro le strategie e le tecniche, illustro quelle nozioni necessarie per poter comprendere il meccanismo dell'erezione e quindi a livello psicologico correggere quei problemi che fino ad oggi hanno impedito di avere l'erezione buona in un paziente con ansia da prestazione sessuale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie ancora.